Buonasera e benvenuti a un nuovo numero di Bizona, l'appuntamento del venerdì. Questa sera siamo in compagnia di un personaggio del calcio abruzzese che è arrivato a Pescara circa 30 anni fa. Parliamo del direttore sportivo, ex bandiera anche della Pescara, Vincenzo Minguzzi. Buonasera Vincenzo, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie. Siamo qui con uno splendido panorama sui colli di Pescara. Minguzzi 30 anni fa decise di vivere in questa città dopo aver indossato la casacca bianco-azzurra. Ecco Vincenzo, prima ci diamo del tu perché ci conosciamo da 30 anni. Prima di parlare della tua lunga carriera sia di giocatore che di direttore, ti chiediamo come mai questa scelta di stabilirti a Pescara, perché tu hai girato tanto, anche a belle piazze come la Sardegna ad esempio, però Pescara ti è rimasta un po' nel cuore, come mai? Ma molto, cioè, a parte a me è sempre piaciuto il mare, la città di mare mi ha sempre un pochino attirato, però ci sono anche nato perché poi sono cresciuto anch'io in Romagna vicino al mare. Credo che molto dipenda anche da come vivi quella parte della tua vita, cioè quei risultati, quell'interesse per il calcio, per Pescara. Abbiamo vissuto quel periodo che è stato molto esaltante, quindi ci ha portato poi Ecco, per i meno giovani ricordiamo quella promozione dell'86-87 con Gaglione in panchina. Esatto, che portò talmente tanto entusiasmo e qui insomma siamo stati veramente molto bene in quel periodo lì e quindi quello è stato condizionante sicuramente. Quindi in quel periodo hai pensato questa è una città dove potrò continuare a sì, vivere? Sì, no, c'era questo entusiasmo, questa voglia, io mi sono trovato bene, ho trovato un buon feeling con la gente, con i tifosi, mi sono sentito veramente in un posto dove potevo vivere bene e quindi abbiamo fatto quel tipo di scelta, poi avvallata poi dalla mia futura moglie che anche lei non è pescherese ma anche lei è venuta qui per studiare e quando ha finito di studiare poi dopo ha deciso di rimanere qui anche lei. Tu da giocatore non hai mai vissuto in una città del sud a parte Cagliari, no? Quindi hai giocato sempre al nord, un po' centro-nord ma mai al sud tranne la Sardegna. Sì, no, anche lì decidevi tu in base alla città oppure No, io sono fondamentalmente sono portato a scegliere il sud, sinceramente, perché amo molto questa amo molto la Puglia, amo molto la Sicilia. Però è stato quindi un non po', ci sono state occasioni. No, è stato un percorso che è stato fatto proprio in base a quello che succedeva nella mia vita, non scelte. Allora, tu nasci in provincia di Ravenna e diciamo subito chi ti scopre portiere? Chi è quello che individua in Minguzzi queste doti? Ma io sono da quando ho cominciato a giocare a pallone mi hanno messo dentro una porta. Perché eri scarso con i piedi? Allora, sicuramente sì, scarso con i piedi perché poi a noi non ci facevano calciare, quindi nessuno ci insegnava. Io ho imparato a calciare quando ho smesso di giocare a pallone. Perché tanti anni fa, adesso tutti i portieri calciano i rinvii, tanti anni fa c'era il libero che calciava i rinvii e il portiere stava appoggiato al palo così ad aspettare. Era una cosa anche abbastanza ridicola che nessuno pensasse di avere un giocatore in più a giocare. Perché quindi da piccolo andavi a giocare e ti dicevano no, tu metti in porta. In porta, già da quando avevo 9 anni giocavo con quelli più grandi perché avevo questa qualità, evidentemente ero portato. E lì per divertimento, poi a un certo punto. Per divertimento, però tutti quanti mi dicevano, sai, trovavi l'allenatore che ti vedeva, cioè, vieni con me, ti faccio. E ho avuto delle persone che mi hanno un pochino seguito e devo dire che avevo delle buonissime qualità e che avrei potuto fare sicuramente di più se avessi avuto un pochino più di determinazione nel momento importante. Ecco, le prime tappe sono in Romagna, Russi e Forlimpopoli, quindi tra i dilettanti, chi è l'allenatore che comincia a credere di più in Minguzzi? Ma c'è stato un allenatore lì che si chiamava Ricci, che mi aveva avuto sia a Russi dove avevo giocato i primi anni e poi dopo lui andò a fare allenatore in un paese vicino, sempre nei dilettanti, mi portò con lui, credeva molto, io ero come un under adesso, avevo 19 anni, 18 anni, feci un campionato, vincemmo il campionato, andammo in Serie D allora, c'era la Serie D, sì. Non c'era la C2, c'era la Serie D con semi pro e facciamo questa esperienza e lì continuai a fare bene, dopo feci tutte le categorie. Ecco, i primi successi in squadre più professionistiche a Rimini, dove sì, sì, a Rimini, Modena. Modena con Bruno Pace. Modena con Bruno Pace. Che allenatore era Bruno Pace? L'allenatore è come era, lo vediamo oggi. Sì, era un allenatore estroverso, intelligente, arguto.
ha avuto anche lui un periodo buono, ha fatto delle buone cose. Ma in quel periodo c'era qualche, non dico procuratore, ma qualcuno che faceva i tuoi interessi? Non c'erano i procuratori, no. È stato forse anche un limite quello lì, in quel momento lì, perché indubbiamente, cioè, quando sei giovane non ti rendi conto di quello che ti sta capitando, di quello che ti sta succedendo. Forse comunque a me in quel momento non riuscivo molto bene a capire quello che era il mio momento. Vivevo molto la giornata senza fare neanche tanti calcoli. E probabilmente una persona magari che ti può stare vicino, una persona a posto chiaramente, che ti può dare dei consigli e guidarti, sarebbe sicuramente utile. Poi c'è stata la chiamata della San Benedettese di Sonetti. Sì, dopo è stata una crescita, perché cominciavi a credere di poter fare una bella carriera. Ma a Modena feci un campionato molto buono, perché facevamo 28 risultati utili consecutivi, il record, tanti piccoli record anche di battibilità, quindi mi notarono in molti. Vinsi il premio come miglior portiere della Serie C, e l'anno dopo gli osservatori della San Benedettese, che in quel periodo lì viaggiava bene in Serie D, per sostituire Zenga, certo, vennero a chiamare, certo, me. Una bella piazza, San Benedetto. Beh, quel periodo lì, no? Quel periodo lì era piazza calda. Era divertente giocare in quello stadio, piccolo stadio, con i tifosi che ti fischiavano nelle orecchie. Facemmo bene, ci togliamo delle soddisfazioni eccezionali, che andammo a pareggiare col Milan a Milano, a Roma con la Lazio, facciamo un bellissimo campionato. Beh, San Benedetto, come dicevi poco fa, è un po' la patria dei portieri, quindi c'era anche una responsabilità in più per te. Sì, no, cioè, probabilmente in quel periodo lì magari non me ne rendevo neanche conto, però insomma Zenga andò all'Inter, andai lì, però rimasero tutti contenti. Infatti l'anno dopo, poi dopo mi hanno venduto al Cagliari per una cifra anche abbastanza consistente. Ecco, Cagliari è un'altra tappa fondamentale della tua carriera, 3 stagioni in una società importante che aveva ambizioni, forse non aveva grosse risorse finanziarie, anche se c'era Gigi Riva che un po'... No, lì il problema di quell'anno lì del Cagliari fu la retrocessione, perché si cominciò a parlare di me a Cagliari quando il Cagliari era ancora in Serie A, e probabilmente anche con un calendario, giocava l'ultima partita in casa con la Juve, che al mercoledì faceva la finale di Coppa dei Campioni. Coppa dei Campioni, sì. Ad Atene, con l'Amburgo, mi pare, e quindi era una Juve che giocava col freno a mano tirato. Poi invece riuscirono in una maniera abbastanza particolare, insomma, giocando veramente, sbagliando partita, sbagliando anche con la testa la partita, a retrocedere, per cui si ripartì dalla Serie B, e quando riparti dopo una retrocessione è sempre molto complicato. Insomma. Infatti però la stagione non fu una buona. Per ricordi a Cagliari? Beh, a Cagliari mi è successo un po' di tutto, perché poi mi sono sposato, ho fatto 2 figli, ha condizionato molto. Poi io, da lì, dopo, considerando chiusa quell'esperienza, cercai di tornare. Ecco, con il popolo sardo come ti sei trovato? No, io in Sardegna mi sono trovato benissimo. Non ho vissuto le stagioni buone del Cagliari, stagioni abbastanza difficoltose, problematiche, anche dopo con Olivieri ci furono anche dei problemi, che poi dopo qualcuno fu squalificato, ci furono delle partite abbastanza... Quindi anni difficili. Anni, insomma, abbastanza difficili, sì. Poi dopo proprio Bruno Giorgi, che è stato secondo me un grandissimo allenatore, alla fine di quel periodo lì mi sentì con lui e mi disse: guarda che forse io conosco bene Enrico Alberti, che stava a Pescara, che faceva il direttore sportivo, sì, del Pescara, e so che lì sta cercando un portiere. E gli fece il mio nome, perché io ero stato con lui a Modena, avevo fatto molto molto bene. E quindi arriva la chiamata del Pescara. Arriva la chiamata del Pescara, mi incontrai con Enrico Alberti e con Manni, chiaramente io volevo venire, mi misi d'accordo immediatamente, e da lì è nato poi questa 9 anni di Pescara. Sono partiti gli anni più belli, se vogliamo. E c'erano tanti ragazzini insieme a te. Quale fu il segreto di quell'exploit? Ah, il segreto di quell'exploit, sinceramente, ancora non me lo spiego. Col senno di poi, le capacità tecniche di quei giocatori, perché in realtà erano tutti ragazzini, poi sono diventati tutti quanti giocatori. Certo. Era una squadra che aveva dei buoni giocatori, che si è trovato man mano, con Franco Marcheggiani, Pagano, tutta gente che ha fatto comunque una Camplone, Bergodi...
poi c'era davanti, c'era Rebonato, insomma, cioè, avevamo dei giocatori tecnicamente bravi. È quell'alchimia che nasce dal non avere niente da perdere, forse, dall'entusiasmo e poi anche dall'allenatore che probabilmente anche lui faceva parte di quell'alchimia, cioè anche lui veniva dalla Serie C ed era un allenatore che si stava proponendo in quel momento. E con il Pescara appendi le scarpette al chiodo, nel senso c'è un infortunio che forse ti condiziona dopo qualche anno. Però la società ti dà ancora fiducia, c'è Galeone che conta ancora su di te, non so, per il ruolo di preparatore dei portieri. Sì, sì, è stato più... In quel periodo stavi decidendo, voglio restare nel calcio con un altro ruolo. Ma è stato, diciamo che è stato un po' una cosa che nasce senza pensarci tanto, nel senso che io avevo un problema, avrei potuto anche continuare a giocare, però probabilmente andando a rubacchiare qualche soldo in giro in qualche categoria tipo C2, e sinceramente non è che la cosa mi entusiasmava tanto, però l'avrei potuto fare perché stavo ancora abbastanza bene. Poi Franco Manni, che era il direttore sportivo di quel periodo lì, mi disse... Perché è strano che un portiere smette così giovane, sì, no? 33-34 anni, sì. Avrei potuto giocare ancora, però non so, avevo questa voglia di rimanere, mi fu proposto questo ruolo e rientrai praticamente quasi subito e da lì dopo sono rimasto con Reo, ho fatto anche il secondo, però ho fatto l'allenatore di portieri con tutti gli allenatori che sono stati qui, sì. Per 7-8 campionati. Sì. Quindi Galeone, Rea, Castagner, hai saltato, mi dicevi prima, l'epoca di Mazzone, il periodo di Mazzone. Sì, ho saltato quei mesi, pochi mesi di Mazzone, per poi riprendere. Lì che successe, il Pescara ti disse non ha bisogno Mazzone, però ti teniamo in considerazione, una roba del genere. Sì, diciamo che fu... Tornasti con Galeone subito dopo? Subito dopo, se andai un po' al settore giovanile, poi dopo rientrai con... Ma è vero che Galeone, per esempio, di portieri capiva poco? Lo sosteneva pure lui? Ma sì, ma era un vezzo, era una maniera sua per dire io a me piace giocare all'attacco, non mi preoccupo tanto di quello che fanno dietro, però insomma in realtà forse non si intendeva di come allenare un portiere, ma vedere un portiere se para o non para lo sapeva fare. Però c'era una buona organizzazione nello staff, c'era il professor Cornacchia. No, avevamo una buonissima organizzazione, c'erano dei professionisti che hanno fatto tanti anni questo lavoro, l'abbiamo fatto tutti a buon livello, quindi... C'era il rispetto dei ruoli? C'era il rispetto dei ruoli, ma soprattutto c'era la disponibilità da parte dell'allenatore, soprattutto in particolar modo il mister, piaceva molto lavorare tecnicamente, quindi i portieri partecipavano molto alle esercitazioni, alle partite, alle partitine, quindi non era... forse adesso si creano un po' più di settori. Invece in quel periodo lì ancora si giocava tutti quanti insieme. Ecco, dici che hai fatto anche il secondo con Eddie Rea. Pensavi che Rea diventasse un ottimo allenatore? Ma Rea ha fatto una carriera straordinaria. È una persona molto molto equilibrata, una persona intelligente, e si è saputo proporre, ha ottenuto dei risultati veramente eccezionali. Quell'anno lì iniziava, veniva dalla Primavera, sì. Quindi fu per lui il primo anno. Al posto di Castagnieri. Esatto, però poi veramente ha fatto una carriera probabilmente che è andata anche oltre a quella che ci aspettavamo. È stato un vincente tutti. Soprattutto. Sì, ha vinto tanti campionati in Serie, poi ha allenato piazze prestigiose come Napoli, come la Lazio. Roma, Lazio. Cioè. E invece quando ti si senti il nome Rumignani, cosa pensi? Perché lì si interrompe la tua carriera a Pescara. Sì, no, Rumignani era un altro personaggio abbastanza particolare, nel senso che lui, un allenatore, arrivò al momento giusto, perché noi eravamo in grandissima difficoltà, perché c'era stata una retrocessione, una partenza sbagliata, una partenza fasulla, avevamo già cambiato due allenatori, perché siamo partiti con due allenatori, che c'era Corelli e Vincenzo Zucchini, poi arrivò Scoglio per un mese, e fummo tutti quanti scossi da questo ciclone che arrivò, un personaggio
Scoglio ci portò il suo staff, ma tu c'eri. No, ma mi tenne volentieri, anzi mi fece fare lo stesso lavoro. Mi aggregai alla loro maniera di vivere il calcio, che era piuttosto funambolica, abbastanza particolare. Devo dire che lo vivevano in una maniera, cioè 40 giorni di Scoglio sono stati una storia praticamente. Anni, vale. No, una cosa, ne succedevano 3, 4, 5 di particolari tutti c'era i giorni. C'era guerra insieme a lui. Sì, sì, no, c'erano dei personaggi abbastanza curiosi. Lui era, secondo me, dal punto di vista della preparazione fisica e anche dal punto di vista tattico, era un fenomeno assoluto. Era difficilissimo stargli dietro, perché anch'io, che già ero abbastanza evoluto, perché già facevo l'allenatore da un po' di anni, ogni tanto facevo fatica a seguirlo, ma era velocissimo, era avanti, proprio molto molto avanti. È stata divertente almeno. Sì, con Scoglio sì, con Rumignani un pochino di meno. Rumignani in quel momento lì fu la persona giusta al posto giusto, perché lui quando arriva in corsa è eccezionale, perché riesce a sdrammatizzare tutto, riusciva a sdrammatizzare tutto. Noi avevamo bisogno di una persona che ci scaricasse di qualche problema. Tu ti ricorderai sicuramente l'esordio, sì. Andammo a Firenze, sì. Giocavamo dentro l'area di rigore nostra per 92 minuti e facemmo 0-0. Le teste fasciate. Giocavamo dentro l'area di rigore. Praticamente c'era, mi ricordo c'era Cecchigori in tribuna, sì. Col padre, sì. Che poi il padre morì praticamente, sì. La settimana, sì. Dopo. Finì 0-0. Finì 0-0, una partita sulla quale lui ha costruito poi la nostra salvezza, perché su quel, lui lavorava molto su queste motivazioni, sullo stare in campo in un certo modo. Poi dal punto di vista tattico magari giocavamo al contrario, però il calcio è fatto molto di grandissime motivazioni. E come mai c'è stato il divorzio con lui e con il Pescara? Ma io me ne sono accorto perché verso fine campionato, allora con lui, con Rumignani era un allenatore come quelli di una volta, non per dire che era peggio, assolutamente, però avevo una mentalità degli allenatori che io ho avuto 40 anni fa, e cioè dell'allenatore che fa tutto, e ha qualche collaboratore ma che non conta praticamente quasi nulla, nel senso che uno solo che numericamente è uno che guida, sì. Tutto. E, vuol gestire il calcio alla sua maniera, quindi molto. Insomma, non vi trovavate più? No, ma me ne è mai accorsi, perché a un certo punto mi ricordo che convocava i portieri al mattino, li allenava lui, e poi dopo al pomeriggio io mi trovavo che avevano già fatto allenamento. Ho detto: scusate, ma dov'è che vi siete allenati? Allora ho capito, ho detto: mister, lei, ho capito. No, ma sai, perché io, sai, col portiere ho bisogno di creare anch'io un rapporto particolare. Ma ci mancherebbe a. Però quello fu un segnale che a fine anno la sua conferma avrebbe. Però io, esatto. Avevo già deciso. Già stavi pensando qualcos'altro. Sì, no? Già ci stavo pensando, il tuo, perché ruolo nel calcio. Perché con i direttori sportivi che c'erano in quel periodo lì, io già andavo spesso in giro a vedere giocatori. Anche con Pierpaolo Marino mi mandava spesso in giro a vedere giocatori, per cui. E ti piaceva questo? Sì, no, mi piaceva molto, andavo a vedere le selezioni durante la settimana, quindi cominciavo già a viaggiare. A fine anno saltò fuori questa opportunità, nacque questa opportunità a Teramo con il presidente. Quindi Cerulli. Siamo arrivati nel 1994? Sì. 94, sì. Ti chiama il Teramo. Esatto. E lì parte una nuova. E da lì ho cominciato a fare il direttore sportivo, e adesso sono praticamente 20 anni che faccio questo lavoro, devo dire per fortuna ho lavorato. Adesso ne parliamo, prima di parlare quindi di questa nuova carriera, non dietro la scrivania ma con una responsabilità sicuramente diversa, ti chiediamo, sono usciti tanti allenatori da Pescara, i vari Camplone, Gasperini, Allegri che tu hai avuto anche nel 91, Bergodi, ne sono usciti tanti. Erano gli allenatori che forgiavano questi giovani, oppure erano proprio i giocatori bravi in campo a capire di più rispetto ad altri? Ma io penso che sia più la seconda, nel senso che è chiaro che un allenatore sicuramente ti può trasmettere qualcosa, ma credo che sia proprio un aspetto caratteriale. Cioè, se hai la predisposizione? Sì, sicuramente sì. Cioè, Camplone, per esempio, è uno che mi ha sorpreso, sta facendo molto bene, sono contento per lui, però magari me l'aspettavo di meno. Credevo molto in Gasperini, che probabilmente già lo faceva nel campo, sì, in quel periodo lì. Anche dal ruolo, no? Sì, cioè. Anche sia nello spogliatoio che in campo già lui era già
Ecco, l'Allegri che oggi arriva in finale di Champions. No, Allegri io l'ho avuto, l'ho portato con me. Dopo parliamo dell'esperienza proprio alle tue dipendenze, come giocatore. Come giocatore lui era un giocatore che poteva fare di più di quello che ha fatto. No, dico, vedendolo giocatore già pensavi che poteva essere... Ma di Allegri ero un po' meno convinto io, sinceramente. Quindi più di Gasperini. Sì, ero più convinto di Gasperini caratterialmente in quel periodo. Però poi ci sono delle evoluzioni... Nelle persone che cambiano nel tempo, possono maturare e dematurare. Camplone non ci credevi per il ruolo che no, che non, è che, non è che non ci credevo, però non probabilmente sì, tante volte è proprio il ruolo che condiziona un pochino, probabilmente un centrocampista, un personaggio magari più influente dentro lo spogliatoio ti dà quella sensazione di poter essere un po' più leader. Poi invece Andrea sta facendo delle ottime cose, sta facendo un percorso veramente... Poi adesso insomma Perugia quest'anno sta facendo un gran campionato, e l'abbiamo visto anche all'Adriatico. Anche l'esperienza del direttore sportivo, dunque inizia in Abruzzo con Teramo e L'Aquila, insomma non ti volevi staccare da questa regione. Sì, no, Teramo e L'Aquila non hanno fatto il consulente di mercato a Lanciano con Castori quando hanno vinto il campionato, con l'ex presidente Angelucci, quindi il lavoro, sai, qui probabilmente era un po' più conosciuto, mi conoscevano, ma è normale che sia così, perché vedi, io da un po' di anni cerco di fare il percorso inverso, cioè di riavvicinarmi alla città nella quale abbiamo deciso di vivere. O nella regione. Però poi cosa succede? Che io praticamente sono 12 anni che lavoro in Toscana, perché ho lavorato dalla C2 alla Serie B col Grosseto. Poi dopo sono andato via, un anno solo ho fatto Lecce, e per poi tornare a Pisa, quindi poi ho fatto quasi 3 anni a Pisa. Il mio mercato in questo momento, anche adesso, è più sulla Toscana, perché se tu vedi un pochino i siti, si parla di me a Siena, si parla di me a Pistoia, si parla di me ancora a Pisa un'altra volta come ritorno, che mi farebbe anche molto piacere, perché mi è capitato tante volte di tornare dove avevo già lavorato. Perché ormai tanti anni che lavoro localizzato posto, lì, sei un po' localizzato. C'è stata anche la bella esperienza con la Roma, grazie a Franco Baldini, sì, che ha conosciuto le tue doti, no? Quella è stata, lui mi cercò quando io stavo là, che lo facevo il procuratore. Franco faceva il procuratore in quel periodo lì, e aveva giocatori per tutte queste categorie così, anche per la C. E da lì abbiamo avuto un rapporto, ci siamo conosciuti meglio e mi disse verso fine, a metà campionato, mi disse: guarda, io probabilmente ho questa possibilità di andare a lavorare a Roma, se vado a lavorare a Roma mi devo costruire uno staff, ti può interessare venire a lavorare con me? E io gli dissi: accidenti, a Roma che verrei certo, molto volentieri. Poi non l'ho sentito più per 3-4 mesi, poi invece alla fine del campionato mi disse: guarda, io sono pronto, vieni qua. E cominciai questa collaborazione. Lì ho fatto un altro tipo di esperienza ancora, perché praticamente mi sono occupato, quando rimanevo sul posto mi occupavo dei giovani che andavano a giocare fuori, quindi li seguivo, li monitoravo, mi occupavo di sistemargli, di trovargli sistemazione, magari di collocarli, quelli che stavano facendo bene, in una categoria in più l'anno dopo. Però poi sono andato in giro in tutto il mondo in quel periodo lì, perché abbiamo preso da Samuel a Emerson a Lima. Andai a vedere tutti i giocatori che... Un po' osservatore, un po' responsabile del settore giovanile. Sì, diciamo che facevo il mercato minore, quello che lui non riusciva più a seguire, con le categorie inferiori, per poi andare con le indicazioni sue oppure di Capello. Senti, invece il lavoro da procuratore non ti è mai interessato? Ma allora... probabilmente sbagliando, perché poi mi sono accorto che, cioè, io ho seguito un pochino più il lato romantico del mio lavoro, cioè quello di costruire qualche cosa nel campo, no? Nel calcio. Prima da allenatore ho fatto tutti i corsi a Coverciano, per poi da direttore sportivo, comunque in una certa maniera costruisci una squadra, un lavoro. Fare il procuratore era un lavoro che a me in quel periodo lì non piaceva, nel senso che li vedo ancora adesso, anzi la maggior parte sono ancora completamente slegati dal calcio, cioè ce ne sono tantissimi che non sanno neanche cos'è un pallone. Non ti piace la figura perché... No, non mi piaceva perché vedevo figure che col calcio avevano poco a che fare, però poi in realtà mi sono accorto che loro sono diventati ricchi e io lavoravo per il mio stipendio. Certo.
Quindi un pizzico di invidia poi nel tempo mi è venuta, perché però comunque rifarei sicuramente questa scelta, perché a me poi piaceva il pallone, quello vero. Da direttore, diciamo che Camilli è stato quello che ha creduto di più in te, anche se è difficile veramente lavorare al suo fianco. Sì. Parliamo di Camilli, presidente del Grosseto. No, allora è difficilissimo, perché chiaramente quando... Cioè, io ho dovuto esonerare Allegri. Ecco, parliamo di questa... Lui era il Grosseto. È una cosa che ancora ce l'ho... Perché poi... può darsi pure che in quel periodo non andavano. No, ma allora, i risultati chiaramente non stavano arrivando come si sperava, però... allora, con Massimiliano ci avevo giocato insieme. L'avevi portato tu a Grosseto? L'avevo portato io a Grosseto, perché l'avevo già lui ha fatto un anno, quando smise di giocare, fece il primo anno all'Alianese. E proprio alla fine di quel campionato lì, era la nostra stessa categoria, noi vincemmo il campionato, e lui era nello stesso girone nostro. A fine anno io volevo portare lui, ci siamo seduti, abbiamo trovato un accordo col presidente, poi Massimiliano era un po', lo vedevo poco convinto. Allora un giorno gli dissi, ma ci credi questa cosa? Lo vedevo un po' titubante, allora decidemmo di comune accordo di lasciar perdere. Poi lui andò a Ferrara, alla SPAL, e noi prendemmo Vincenzo Esposito, che era l'allenatore che adesso sta a Prato, poi andò al Vino Lef, che secondo me è un altro bravissimo allenatore, molto molto preparato. Dopo la SPAL però ci hai riprovato con Allegri. Sì, dopo la SPAL riprovammo con Allegri, trovammo un accordo per un biennale e venne a lavorare con noi lì. Purtroppo quell'anno lì, secondo me avevamo fatto una buona squadra, però non partimmo benissimo. C'era Sansovini anche? C'era Sansovini che però non giocava. Avevamo fatto una buona squadra, però i risultati non stavano arrivando, facevamo un pochino fatica. Quindi Camilli decise di giocare. E Camilli, che purtroppo intanto insomma, ne abbiamo cambiati 4 tutti gli anni, non è che, a parte Pioli che è arrivato alla terza domenica, cambiamo subito all'inizio, arrivò alla terza e arrivò fino alla fine, che anche lui è un altro grandissimo allenatore, decise di cambiarlo e mi ricordo che sono Massimiliano con me, ma io glielo spiegai, ho detto guarda, io ho provato in tutti i modi a cercare di, perché fra l'altro sei stata una scelta mia, quindi cioè, andare via vuol dire che io ho sbagliato io. Non vi siete più risentiti? No, ci siamo risentiti, perché poi dopo l'anno dopo lui a fine campionato fu richiamato, perché ne cambiamo due nel frattempo, andarono male tutti e due, e poi dopo ritornò Massimiliano e il Grosseto perse lo spareggio col Frosinone per andare in B, la finale proprio perdendo, la finale playoff. E poi l'anno dopo io andai via, invece lui ricominciò. Io non c'ero in quel periodo lì, quindi non ho responsabilità. I primi 2-3 mesi, altra situazione, un po' fatica, mi ricordo se avevano fatto 10 punti in 9 partite, una cosa del genere, il presidente decise di richiamare me e Cucureddu, però prima chiamò Cucureddu, poi chiamò me, quindi cioè l'allenatore Negri pensava che tornavi tu, sì, e lo mandavi nuovamente via. Esatto, lui ha pensato che tornando io lui andava via, in realtà non è stato così, ho cercato di ma lui lo sa benissimo come sono andato. Senti, fra i tanti allenatori avuti, parlo da direttore, che ho citato Allegri, Pioli, quali altri hai scoperto che sono molto bravi? Ma secondo me molto bravo è stato, ero convinto che avrebbe fatto una carriera importantissima, è stato Vincenzo Esposito, che tuttora ha fatto una buona carriera, nel senso che però si è accontentato un pochino, forse qualche limite dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista tecnico. In C quell'anno lì noi il Grosseto fece un campionato straordinario, è vero che perdemmo gli spareggi alla fine, però con una squadra che fece una serie di record di imbattibilità, non prendeva mai gol, lui era un allenatore molto molto preparato, una persona molto intelligente, però ha fatto la B ad Albino Lefe, poi dopo è andato a fare l'Inter al settore giovanile, forse la scelta di buttarsi sul settore giovanile dove c'è stato 4-5 anni con Balotelli, con tutti questi qui, l'ha un pochino bloccato, avrebbe dovuto avere il coraggio di puntare forse qualcosa. Senti, invece fra i giocatori chi ti gratifica di più come lavoro svolto? L'ho individuato, l'ho scoperto, oggi è arrivato. Ma adesso senza andare a pensare troppo, io sono stato a Pisa, sono ripartito dal Pisa dopo Ferragosto, cioè con i campionati che già stavano per iniziare, con la Coppa Italia alle porte, dovevamo giocare di lì a pochi giorni, quindi ho dovuto rifare la squadra completamente all'ultimo momento e devo dire che quegli anni lì a Pisa...
riuscì a fare una squadra con degli under molto forti. Io avevo trovato Pasciu, che adesso sta a Carpi, ha vinto 4-5 campionati, Gatto, che adesso è a Lanciano, Perez, che è il centravanti dell'Ascoli, Lanni, il portiere dell'Ascoli, tutti i ragazzini giovani che poi stanno facendo una buona carriera, chi è arrivato in Serie A come Pasciuti, gli altri sono comunque Sepe, il portiere dell'Empoli adesso, un altro ragazzo che portai io lì, un altro ragazzo che mi ha dato grande soddisfazione, preso per niente, svincolato da un fallimento, è stato il terzino sinistro Garofalo, che poi dopo ha fatto 10 anni di Serie B a buoni livelli. Senti, invece, qual è l'episodio che vorresti cancellare dalla tua carriera? Un episodio negativo? Una storia negativa, non lo so. Ah, l'episodio con, diciamo, una scelta. Una scelta, sempre legata un po' al mio carattere. Io quando faccio scelte non sono mai un calcolatore, cioè non riesco a essere calcolatore, ma sono molto distinto e di cuore, ecco, vado un po' con queste cose. Io dopo 2 anni a Cagliari, fatti in Serie B, è vero, con grandi difficoltà, c'è cioè un periodo abbastanza difficoltoso, quindi non grandissime stagioni, capito? Però stagioni sì. Mi sarei potuto permettere di scegliere, andando via da Cagliari, andare a giocare nella Torres, perché avevo conosciuto quella che poi è diventata la mia prima moglie, sì. E feci una scelta più di rimanere lì legato al territorio. Quando racconto l'episodio mi dicono: ma tu sei scemo, perché praticamente io rifiutai di andare a Parma con Arrigo Sacchi allenatore e Sogliano direttore sportivo. Quindi questa mi ha anticipato la domanda, quello è il treno che non hai preso. Mi ricordo che mi guardò in faccia e ha detto: vabbè, è una scelta tua, come dire, ma... Quindi quel treno non l'hai preso? No, quel treno non l'ho preso, poi quella squadra vinse, fece grandi cose, comunque sai, tante volte tu rimani legato anche a un allenatore. Nell'orbita Sacchi, diversi. Entri in un giro diverso, io feci una scelta di isolarmi, veramente di isolarmi su un'isola, per cui sai, poi... E quella l'unica occasione mancata. Beh, quello a livello da giocatore, da direttore invece? Hai qualche rimpianto, non so, hai sbagliato una valutazione in una società? Ma da direttore credo... Ti aspettavi una chiamata che non è arrivata? Per esempio una chiamata dal Pescara che non è mai arrivata? La chiamata dal Pescara me la sono aspettata, cioè me l'aspetto ancora adesso, per la verità. Più volte sei stato contattato dalle varie società, dalle varie ultime gestioni. Forse quando c'era Beppe De Cecco c'è stata un po', sì. Mi avevano chiamato, ci parlai 2 o 3 volte, ci fu qualcosa, però dopo finito quella parentesi lì, adesso i rapporti si sono molto molto... Ecco, ti piacerebbe lavorare a Pescara per quale motivo? Ma io ho cercato, cioè il motivo è più o meno lo stesso per cui mi sono fermato. Soltanto a livello affettivo verso la città? Io sono molto legato a questa società qui, all'ambiente, quindi per me sarebbe un motivo di grande soddisfazione comunque fare il direttore sportivo, comunque lavorare per la società e per la città nella quale ho deciso di vivere. Sarebbe una grandissima soddisfazione, però vedo che insomma si sono fatte delle scelte completamente diverse, per cui io per fortuna riesco ancora. Tu sei molto rispettoso delle decisioni altrui, perché deve essere così. Però adesso non perché siamo qui, sono passati tanti direttori nel mondo del calcio, anche in questa città. Cosa ti manca, secondo te? Allora, tu mi stai stimolando a dire qualche cosa. No, sai perché? Se vuoi dirla, ma non era sempre. No, la dico perché poi è la cosa che penso, per cui lo dico. Certo. Allora, il nostro lavoro è fatto anche di tanta gente che non sa neanche di cosa si sta parlando. Come in tutti i lavori, comunque. Come in tanti lavori, però non in tutti, perché poi dopo quando servono, allora io faccio un po' il parallelo con la politica. Nella politica ci si inventa un lavoro, no? Uno fa il ministro di una cosa, l'anno dopo le fa di una cosa completamente diversa, non ne ha la minima idea di quello che deve andare a fare. Vero.
il calcio, i direttori, il direttore generale, soprattutto il direttore generale, il direttore sportivo, spesso salta fuori l'amico, il cugino, cioè io ne ho conosciuti tanti perché ho lavorato anche con alcuni, non voglio fare nomi, però secondo me anche in Serie A c'è gente che... allora io ho un percorso, ho fatto il calciatore, ho fatto l'allenatore, ho fatto il settore giovanile, ho fatto una gavetta enorme trasversalmente nel calcio, facendo un'esperienza che secondo me in pochi hanno, per conoscenza diretta, cioè veramente di calcio. Vedo della gente che non ha mai giocato a calcio, che non ha mai fatto nulla, che da un momento all'altro diventa direttore generale, direttore sportivi, io non so neanche da dove saltino fuori, sinceramente. E questo e penso che l'aspetto che ti amareggia maggiormente? Ma perché credo che soprattutto, allora, già l'allenatore è diverso, nel senso che comunque sui risultati degli allenatori si guarda molto. Sui risultati dei direttori sportivi secondo me si guarda molto di meno, nel senso che cioè il fatto che io a un certo punto avevo vinto 4-5 perché campionati, non è preparato chi valuta in serie, io in Serie B ci sono arrivato vincendo i campionati, sì, cioè partendo dai dilettanti e vincendoli. Tanta gente è arrivata in Serie A senza neanche aver fatto un campionato precedentemente, quindi mi sembra che in quel, da questo punto di vista ma la valutazione del lavoro deve essere fatta da chi è preparato nel giudicare, no? Sì, spesso il presidente, adesso io, per me il fatto che Camilli comunque mi faccia lavorare da 12 anni, c'è un imprenditore come lui che fa 30.000 cose, anche in politica e anche nella vita privata, nel lavoro, è per me una soddisfazione, perché se comunque continua a chiamarmi vuol dire che mi ha conosciuto, ma anche a Teramo, io ci sono tornato 4 volte, sia con Cerulli che con Malavolta dopo, sì, mi ha richiamato, sì, spesso mi hanno richiamato, quindi comunque vuol dire che chi ha imparato a conoscermi sa quello che so fare e come lo so fare. Però conta molto questo, cioè conta molto il rapporto diretto, cioè la conoscenza, sì, perché nessuno, io credo che nessuno vada a vedere, adesso ci sono parecchie squadre che stanno arrivando, non so, l'Andria che ha vinto il campionato, altre squadre, il Siena, via dicendo. Secondo me difficilmente queste guardano un curriculum, cioè nel lavoro, nella vita della gente. Uno dice che cosa hai fatto, fammi vedere, allora uno tira fuori il curriculum, ha laureato, ha fatto questo, questo, quest'altro, uno lo guarda. Nel calcio non è così, nessuno, magari, spesso l'anomalia è che un procuratore ha rapporto col presidente ed è il procuratore che chiama il presidente e dice prendi il direttore sportivo, così, che è un conflitto di interessi. Quali enorme, motivazioni no? Hai quindi per gli ultimi anni della tua carriera? Ce ne sono ancora tanti, no? No, io spero di riuscire ad avere la possibilità l'anno prossimo di provare a ritornare in Serie B vincendo un campionato. Non ci sono riuscito, non ci riesco a ritornare con rapporti e quindi devo cercare per forza di cose una squadra che mi dia l'opportunità di fare un campionato di vertici, che sia Pisa, che sia un'altra squadra, che sia Siena o che sia lo stesso Grosseto. Per negli ultimi 2 anni purtroppo il presidente voleva vendere la società e fino, sì, ai primi di settembre non si è mai fatto niente, c'è stato un immobilismo totale, poi dopo fai la squadra a settembre, è anche un po' difficile pensare di poter vincere un campionato, però partendo adesso qualcosa di buono c'è, si potrebbe cercare di costruire, come ha fatto il Frosinone, insomma, che si è assestato dopo la retrocessione, certo, e poi è ripartito. Chi è il tuo più grande amico nel mondo del calcio? Se li hai, perché è difficile trovarli. Una persona di cui ti fidi, la persona di cui ti fidi di più? Ma io c'ho con dei colleghi con i quali ho fatto, che sono un po' più legati qui al territorio, come Fabio Lupo, come Mauro Meluso che sta a Cosenza, abbiamo fatto il corso insieme a Coverciano, siamo andati tante volte in giro insieme a vedere partite, c'è uno scambio continuo. Credute. Anche le figure che stimi di più, quindi. Ma sono persone che stimo, frequenti di più. Sono persone che stimo, so che sono persone serie, quindi fanno il mio stesso lavoro, quindi non. Però comunque c'è un'amicizia che è rimasta, c'è un rapporto che è rimasto, con allenatori che sono stati con me, come Castori, io lo volevo portare a Grosseto 3 anni fa, poi il presidente non me lo fece prendere, purtroppo partimmo con Moriero, che era una scelta sua, secondo me partimmo malissimo, io con Castori avevo molto feeling, a me piaceva proprio il tipo di, e poi uno che conosce i giocatori, quindi mi avrebbe sicuramente dato una mano a non sbagliare.
è un altro con il quale mi sento spesso. Una persona che mi piace molto e che lo sto seguendo, un ragazzo giovane che è giunto lì, il direttore sportivo del Carpi, che io sì. lo sto seguendo da quando faceva la Serie D, e sono stato, io gli ho detto: guarda, secondo me tu farai carriera, ricordati un giorno, così magari. Infatti dopo da lì è arrivato in Serie A, insomma. Senti Vincenzo, qualche domanda flash, risposta flash. Il Teramo di Campitelli ti sorprende per questa escalation che ha avuto negli ultimi anni? Beh, questo credo che abbia sorpreso tutti, hanno fatto una cosa... E lui vuole andare in Serie A, però già l'ha detto. Adesso dopo la Serie A diventa... Io intanto penserei a quest'anno, condivido la loro filosofia di confermare il gruppo, perché loro soltanto così secondo me rischiano un pochino meno, nel senso che sarà forse un po' più facile. L'importante è integrare quel gruppo con giocatori che comunque ti diano quella sostanza che probabilmente per fare la Serie B gli manca, però hanno fatto una cosa formidabile, insomma. Senti, Lanciano al terzo anno consecutivo ottiene la salvezza in B, un altro Lanciano, modello da seguire, un modello diverso dagli Lanciano, altri. Lanciano, c'è un altro ragazzo, c'è Luca Leone, che secondo me è un altro bravissimo a fare questo lavoro qui. Lui è un altro di quelli che probabilmente il direttore sportivo lo sapeva già fare anche quando andava in campo. È un ragazzo che ha sempre seguito il calcio, che sa di calcio, e sulle sue idee hanno costruito questo modellino. Io ho visto quest'anno qualche mugugno per qualche pareggio di troppo, ma insomma il Lanciano che fa la Serie B e mantiene questa categoria in maniera molto, molto, molto più che decorosa, secondo me è un risultato anche questo straordinario, insomma. Senti, invece il discorso Pescara a 180 minuti dalla fine, come vedi il... Guarda, allora, il percorso da domani a Varese, poi Livorno. La considerazione di questi ultimi 2-3 mesi è un pochino che queste squadre stanno facendo a gara a non andarci. La sensazione è un po' questa, nel senso che... tutti aspettano tutti. Sono lì, sono queste squadre che però hanno tutte quante dei passaggi a vuoto ed è rimasto ancora tutto quanto lì. Sono tre squadre per due posti, si sarebbe... Cioè, per me Pescara dovrebbe essere già sì. un pochino più avanti, no? Però questa discontinuità ha portato questa difficoltà che arriverà fino all'ultima giornata, dove con Livorno secondo me si giocheranno la, perché io credo che l'Avellino riuscirà a fare, però tra Pescara e Livorno, che secondo me non merita di andare ai playoff, perché ha fatto le ultime due partite, ha rimediato due risultati sì. proprio al 96esimo, un po' arrangiati, un po' così. È una squadra strana, però è chiaro che se tu ti giochi un campionato nei 90 minuti, comunque loro hanno 5-6 giocatori che ti possono comunque anche trovare la giocata, e può diventare una partita a rischio, insomma. Senti Vincenzo, per divertirti ancora nel calcio, cosa pensi di vedere nella tua carriera? Ma te l'ho detto, una Serie B. Per divertirmi ancora mi piacerebbe rivincere un altro campionato e ritornare in Serie B e provare a rimpostarlo. Purtroppo ci sono arrivato con Grosseto, siamo andati su e poi ho avuto l'occasione un'altra volta, l'anno in cui avevamo una penalizzazione enorme. E partendo con quella penalizzazione abbiamo avuto problemi, quindi siamo alla fine dell'anno retrocessi, purtroppo, anche secondo me con una buona squadra, però riavere questa occasione. Comunque la tua filosofia di vita resta quella di dare sempre la massima professionalità nel lavoro, ma anche una qualità di vita serena, di goderti altre cose, non solo il calcio, certo. No, beh, a me questo, io sono stato gli ultimi anni lì a Grosseto, che è un posto che ha dei dintorni straordinari, cioè veramente ci sono dei posti bellissimi. La mia vita è fatta di lavoro, ma non è fatta sicuramente solo di lavoro, ci sono tante altre cose che uno deve cercare comunque di godersi, perché poi passa tutto quanto così in fretta. Vincenzo, noi ti ringraziamo per questo incontro, speriamo voi, di rivederti presto in Serie B, in Serie A, cioè qualcosa che ti possa ancora divertire, motivare, perché come dicevi tu, tanti lavorano ma senza sponsorizzazioni, senza amicizie, è ancora più bello. Sì, sì, no? la mia non era una... Io sono contento di quello che sto facendo, però è una considerazione. È bello andare avanti da soli.
ho fatto quello che potevo fare, probabilmente potrei fare anche qualcosa di più, ma l'ho fatto lavorando sul campo, ecco, su questo non c'è dubbio. Grazie ancora Vincenzo Minguzzi. Grazie. Pubblicità. Dopo il lungo incontro con Vincenzo Minguzzi entriamo a presentare i servizi per le gare di domani. Dunque il Pescara di scena a Varese, una partita decisiva per il discorso playoff. Pescara che deve vincere contro una squadra già retrocessa, tante motivazioni, c'è anche l'ex Pucino, non ci sarà Brugman squalificato, ma a questo punto conta ben poco chi andrà in campo, conta soprattutto il risultato finale. Le previsioni della vigilia. Zampano non è convocato, no, abbiamo preferito non rischiarlo, il giocatore sta bene, lo rimettiamo in pista domenica quando rientriamo, abbiamo fatto questa scelta perché essendo in una zona comunque un pochino a rischio ho preferito non rischiarlo. Ho intenzione appunto di fare anche di testare qualche giocatore, potrebbe essere anche il momento di Torreira, vertice basso. Giocheremo con il rombo e dovrebbero essere questi i cambiamenti. Voglio valutare Pucino perché comunque avendo due giocatori diffidati, non voglio due difensori come Fornasia e Pucino diffidati, uno dei due non gioca. È una scelta che in questo momento la considero la principale, però noi possiamo uscire da quel sistema di gioco passando 4-4-2 o 4-2-3-1 senza cambiare niente perché comunque abbiamo gli interpreti per fare le due cose. La partita è importantissima, ma la nostra attenzione deve essere rivolta anche alla partita successiva e la speranza e la convinzione di andare oltre. Quindi io devo anche capire di chi fidarmi, di chi è affidabile e quindi è anche questo il momento di vedere alcuni giocatori che hanno lavorato con noi sempre attenti, sempre vogliosi e desiderosi e mi sembra giusto dare una chance. No, Politano lo sapete, Politano per me è il giocatore più, uno dei giocatori più bravi che io ho grandissima fiducia in lui e so che Matteo sarà fondamentale in queste ultime gare, anche se anche a partita in corso. È chiaro che ci può essere qualche giocatore che è stato usufruito meno, qualcheduno che l'allenatore ha fatto giocare meno, ma adesso sono tutti importanti questi ragazzi. Ognuno di loro ha una risorsa e ognuno di loro ha delle frecce nell'arco e io devo essere bravo anche a sfruttarlo. La fortuna di una squadra che vuole raggiungere qualcosa di importante sono proprio quelli che hanno disputato meno minuti degli altri che poi diventano soluzioni importanti e magari decisive per raggiungere un obiettivo importante. Il mio futuro in questo momento è pensare già alla partita di Varese e poi vediamo. Lo sapete, vivo Pescara, lo vivo visceralmente perché è la mia società che mi ha dato la possibilità di lavorare e in questi momenti, credetemi, non è così facile. E quindi io vivo la società, sapete il rapporto anche con voi, con i tifosi, con la città, in maniera viscerale. Ho solo un pensiero in questo momento, il Pescara. E dopo Varese-Pescara ci interessiamo anche di Lanciano-La Spezia, una partita fondamentale soprattutto per l'11 ospite in piena zona playoff. Il Lanciano ha raggiunto i suoi obiettivi, quelli della salvezza, ma non vuole regalare nulla in questi ultimi 180 minuti. Io penso che bisogna pensare a concludere quest'anno perché comunque anche se l'obiettivo della salvezza l'abbiamo raggiunto matematicamente, però ci sono da affrontare due belle partite contro lo Spezia e contro il Bologna, quindi penso che tutti quanti vogliano fare bella figura perché si vogliono mettere in evidenza come è giusto che sia, perché ripeto sia lo Spezia ma soprattutto anche il Bologna sono due belle partite da giocare, quindi bisogna affrontarle con il massimo impegno. Anche se ci sarà una differenza di motivazioni come era diciamo la settimana scorsa tra Carpi e Lanciano. Sì, però come ho detto anche con il Carpi può essere un'arma da doppio taglio, nel senso che la squadra adesso può affrontare la partita in maniera più spensierata e quindi spesso e volentieri le cose possono venire anche meglio.
Non l'ho ancora decisa, però vorrei in queste due partite accontentare un po' tutti, anche se comunque le valutazioni da fare sono sempre il campo e gli allenamenti, perché comunque penso che uno per giocare debba comunque meritarlo durante la settimana con gli allenamenti. Quindi è chiaro che mi viene in mente magari qualche ragazzo che comunque si è allenato benissimo per l'arco di tutto il campionato e ha avuto meno spazio, cercherò partita in corso dall'inizio di fargli fare la presenza, perché comunque ripeto, quando il campionato, quando una squadra va bene, merito di quelli che vanno in campo, ma soprattutto di quelli che diciamo le seconde linee tra virgolette, perché comunque ti permettono comunque di allenarti al massimo, comunque non creano problemi, e devo dire che sotto questo aspetto abbiamo un allenatore molto fortunato. Probabilmente il fatto di il girone di ritorno, alla fine del campionato, magari di aver continuato a pensare a cercare il risultato tramite il bel gioco, ma ho utilizzato una parola forse, perché poi l'esperienza la si ottiene solo e semmai facendo gli errori, sempre se errori sono stati fatti. È chiaro che vedendo poi come è finito il campionato, magari delle squadre hanno badato al sodo e vincendo le partite con un tiro, ma molto probabilmente anche se avessi cambiato il modo di giocare, cioè la filosofia, proprio assicuro che le vittorie non sarebbero arrivate lo stesso. Quindi è chiaro che il post si può dire, ma la controprova non ce l'abbiamo mai. Però io sono uno che pensa a farsi autocritica, a pensare quello che posso migliorare io, e quindi ho fatto le valutazioni. È chiaro che l'esperienza concedetemi, perché è il primo anno che alleno, quindi appunto dico, per l'anno prossimo può tornare per esempio utile questo elemento, ma nei momenti topici del campionato, e quindi diciamo più concretezza. Sì, ma io penso che se Gaetano avesse fatto gol qui staremmo parlando di tutt'altro campionato, tutte valutazioni ben diverse, parlo della parte del derby, dove penso che cosa gli posso rimproverare a questi ragazzi, a fare una partita che ha cercato di vincere, giocando bene. È chiaro che poi alla fine abbiamo perso, ma non gli posso rimproverare nulla. Portiamo 26 giocatori, tutti che sono a disposizione, vengono con la squadra, anche portiamo a Cristo che non possiamo convocare, però vogliamo farlo stare con la squadra. È un ragazzo della primavera, Miocchi Davide, che viene tra 26 convocati, anche sono convocati tre portieri e tutti che sono a disposizione, e viene Juande con la squadra per stare insieme con la squadra, non per essere convocato, perché sicuramente per questa partita non ci sarà. È un faticamento, è una piccolo infortunio, però dobbiamo essere attenti, non dobbiamo rischiare, e non rischieremo. Lui viene per stare con la squadra, per aiutare la squadra, per darle animo, e dopo vediamo come recupera la prossima settimana e si può stare alla disposizione per la prossima partita. Certamente da qui a fine della stagione sempre porteremo a tutti, si giochiamo playoff, andremo tutti per stare insieme, perché adesso con tante partite che vogliamo tenere tante, vogliamo arrivare alla ultima, avremo bisogno di tutti, e per quello vogliamo fare sentirsi utile a tutti i giocatori. Solamente noi con il nostro atteggiamento possiamo fare una partita difficile o facile. Io sono convintissimo che la squadra dimostrerà una faccia positiva, come ha dimostrato ultime partite, perché anche questa settimana abbiamo lavorato molto bene, molto seri. Sono stati ragazzi con qualche problema all'inizio della settimana, però dopo si sono stati ripresi alcuni giocatori che non si hanno allenato i primi due giorni, e sono un ottimista per la partita. Però
anche Lanciano è una buona squadra che sa giocare bene a calcio con giocatori offensivi che piacciono e tanto penso che noi staremo all'altezza delle ultime settimane. Ma noi abbiamo dimostrato non solamente contro Vicenza, sino in tante partite che possiamo giocare contro di tutti. Ho visto un commentario di uno che dice ma dobbiamo anche vincere contro una grande, no? Ma noi abbiamo vinto contro Frosinone, noi abbiamo vinto contro Perugia, noi abbiamo vinto due contro Livorno, noi abbiamo vinto contro Bari fuori di casa, contro Catania in casa, sono state vinte tante partite contro le squadre grandi, penso che abbiamo fatto 26 punti contro i primi 10 squadre. È tutto per questo numero di Bizzone dedicato in gran parte all'incontro con Vincenzo Minguzzi, direttore sportivo, ex bandiera del Pescara. Quindi si chiude qui anche questo numero di Bizzone. Ringrazio Maurizio Daguì. Venerdì prossimo non ci sarà Bizzone perché ci sarà l'ultima giornata di campionato. Grazie per averci scelto.